Benissimo. Sì. Allora, chi riesce a sbloccare la propria cognizione, chi riesce a sbloccare la propria coscienza e la propria consapevolezza, è in automatico che si trova a vedere delle altre cose, a produrre delle altre cose. E abbiamo il piacere di avere con noi una delle persone che viene sempre quando c'è Mauro Biglino, Stefania Casamichele, che è presa dalla nuova disponibilità, ha scritto un bellissimo libro che vorrei che ci presentasse, se possibile. Buonasera, buonasera a tutti. Mi presento, mi chiamo Stefania Casamichele e sono l'autrice del nuovo romanzo intitolato Saga del Dio Enki. Intanto ringrazio Mauro Biglino, gli organizzatori Daniele, Giuseppe e Delio Lupo per avermi dato la possibilità di fare la prima presentazione del mio libro in occasione di questa splendida conferenza. Saga del Dio Enki non è solo un romanzo, ma è anche un saggio, perché rappresenta il frutto dei sforzi compiuti durante questi anni di studi e ricerca nel tentativo di ricostruire la storia dell'umanità secondo quelle che sono le linee guida della teoria degli antichi astronauti. Se anni addietro mi avessero detto che avrei scritto un romanzo su questo argomento e che addirittura l'avrei presentato in una conferenza di Mauro Biglino, non ci avrei mai creduto. Perché questo? Perché io mi trovavo dall'altra parte, ovvero al di fuori di questo tipo di argomentazioni. Io provengo da una famiglia fortemente radicata nei dogmi della religione cattolica. Mio padre addirittura da giovane era un sacerdote, si chiamava Padre Nazareno ed era il parroco di un piccolo paesino di mare, del Ragusano. Ebbene, poi mi sono accaduti dei fatti nel corso della vita che mi hanno costretto a dover rimettere in discussione le mie credenze. Infatti mio padre, dopo la sua morte, mi apparve in sogno e mi parlò degli dèi. Sicuramente è stato uno scherzo del subconscio, probabilmente. E quindi presi questo sogno e lo lasciai nel dimenticatoio fin quando, dopo tanti anni, scopro Zecharia Sitchin e le sue teorie relative al dodicesimo pianeta Nibiru e ai suoi abitanti, gli Anunnaki, gli dei antichi sumeri. Poi scopro Mauro Biglino e mi si apre un mondo dove tutto appare più chiaro. Grazie a Mauro Biglino, io e migliaia di persone, se non addirittura ormai milioni, abbiamo ripreso in mano la Bibbia e abbiamo iniziato a leggerla con occhi diversi, attraverso un'interpretazione letterale dei suoi passi, soprattutto dei passi più dibattuti. E a proposito dei passi più dibattuti, un altro fatto che per me è stato determinante per abbracciare questa nuova linea di pensiero è stata la visita da parte di una testimone di Geova. Quando si dice, per favore non fate entrare i testimoni di Geova a casa, e invece devo dire che in quell'occasione questa visita è stata abbastanza illuminante. Affrontammo il passo 6 della Genesi, che riguarda le unioni tra i figli di Dio e le figliole dell'uomo. Da questo passo biblico si deduce palesemente che Dio aveva dei figli, che questi figli non erano entità spirituali, ma erano in carne ed ossa, per poter avere dei rapporti carnali con le figlie dell'uomo. Questo è stato un passo per me. Mi verrebbe da fare così. Sicuramente, forse saranno stati i primi.
Comunque per me è stato un passo illuminante e soprattutto fonte di ispirazione per la storia d'amore presente nel mio romanzo. Nel romanzo sono presenti quattro personaggi chiave, quattro storie distinte ambientate in epoche diverse, legate tra loro da un unico fil rouge che è appunto il dio Enki, il dio della, sumero della creazione. Come una sorta di Cloud Atlas, il lettore verrà catapultato in un viaggio spazio-temporale che va dai giorni nostri agli anni 30 in cui iniziò il fermento di questa nuova linea di pensiero, un periodo remotissimo e risalente a 445.000 anni fa, periodo in cui si presume sia avvenuto il primo sbarco degli Anunnaki sulla Terra, sin da giungere al momento della creazione dell'Adam, il terrestre, il lulo come dicevano i sumeri, il mescolato, l'ibrido, creato attraverso un intervento di ingegneria genetica per dispensare gli antichi astronauti dal faticoso lavoro di estrazione dell'oro. Ora è il titolo del primo volume, al quale seguiranno altri volumi, dove io proseguirò nella narrazione affrontando anche altri temi che ritengo fortemente collegabili, come ad esempio i viaggi nel tempo, il tema della reincarnazione di cui faccio accenno già nel primo volume, e poi naturalmente mi occuperò del nuovo ordine mondiale e delle teorie del complottismo che caratterizzano sempre di più il nostro millennio. Con questo è tutto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Abbiamo anche qualche copia del libro di Stefania. Se qualcuno è interessato, si rivolga direttamente a lei.